Hai teman jelajah semuanya, selamat datang kembali dan apa kabarnya nih? Semoga kalian semuanya sehat dan oke-oke saja ya. Nah, Bocan mau nanya nih, siapa sih yang tidak kenal Venezia? Kota air yang unik dan indah sekali. Pasti semuanya ingin mengunjunginya kan? Nah, kali ini Bocan akan mengajak kalian semua untuk mengetahui bagaimana sih gondola itu dibuat dan dirawat? Nah, hal-hal apa aja yang perlu kita ketahui tentang gondola? Mari sama-sama langsung aja kita mengajak Brochan untuk menuju ke Squero. Let's go Brochan! Masih bersama dengan Brochan. Nah, kali ini kebetulan saya mendapat kehormatan bisa berwawancara dengan salah satu Squero. Jadi Squero itu ibaratnya tempat atau bengkel pembuatan gondola. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Mbak Elena Tramontini. Halo Elena, tanto piacere. Piacere mio. Ci spieghi come è nato questa storia dello Squero? Questo Squero è stato fondato il 2 febbraio 1884 dal nostro trisnonno Domenico. Noi siamo la quinta generazione Tramontini. Wow. Dopo Domenico c'è stato Giovanni, nostro nonno Nedis, nostro papà Roberto, che è venuto a mancare 40 anni fa, e quando è venuto a mancare il nostro papà abbiamo deciso di portare avanti la tradizione. Anche se abbiamo mai lavorato prima qua con il papà, non sappiamo ancora costruire una gondola da zero, però ci dedichiamo molto alle riparazioni, alle pitture, diciamo che è un po' la spa delle gondole. Ottimo, direi. Diciamo una storia lunga, sì. Cinque generazioni, una dinastia. Una dinastia, esattamente. Allora, visto che siamo qui, vogliamo sapere come costruire la gondola. Allora, la gondola, la prima cosa importantissima riguardo alla gondola è che è una barca asimmetrica. La simmetria è data perché c'è soltanto un gondoliere, solo una persona che vuole la gondola. Okay. Quindi questo ha è stato costretto a modificare appunto lo scafo. Il fianco sinistro della gondola è più curvo di quello destro, in modo tale che quando il gondoliere buga, la gondola tende a andare a sinistra. Okay. Il fianco più curvo, se no, legge fisica, l'acqua quando lo tocca spinge la gondola verso destra, queste due forze contrappongono e con un solo uomo la gondola non gira su se stessa ma va dritta. Ok, solo con un uomo, quindi non, diciamo, non sbilancia, sempre in bilancio. Esatto. Non si affonda l'acqua. No. Allora, un'altra domanda. Se comincia, nel senso, c'è altre persone che va dentro in gondola, c'è il problema o sempre stessa? No, quando le persone vanno in gondola, è il gondoliere che decide dove si devono mettere, però non è pericolo, cioè non è, è tranquillo. Ok. La durata. Come fare la gondola? Quanto allora, tempo ci vuole? Ci vogliono circa 5 mesi. 5-6 mesi, dipende. Allora, si parte dal cantiere, che è un pezzo di legno che ha 136 anni, cioè lo stesso che ha fatto Domenico. Dopo andiamo a vedere, giusto? Esatto, dopo vi mostro tutto. Anche Italia siamo chiamata la domanda. E da lì nasce la gondola, è un pezzo di legno dove si iniziano a mettere le tre maestre, che sono le tre costole principali della gondola, che dopo vi faccio vedere tutto quanto. E da lì si cominciano a mettere i fianchi, sono otto tipi di legni impiegati per la costruzione di una gondola. Sì, otto tipi di legni diversi? Sì. Quindi ogni parte della gondola ha un suo legno, sì, ogni essenza ha la sua caratteristica. Perfetto. I fianchi sono un pezzo unico di rovere. Oh, perfetto, direi che ci ha spiegato molto molto meglio. Adesso facciamo vedere la parte della gondola, va bene? Sì. Grazie Elena. Questo è il cantiere costruito da Domenico, da 136 anni, ancora oggi si costruiscono le gondole qua. Questi qua sono uno, questo qui, il secondo. E lì c'è il terzo, sono le tre, dove vengono poi inserite le tre maestre che non ho spiegato, che sono dei pezzi della gondola che non hanno mai più toccati, rimangono così, sono quelle che danno le misure di tutto il resto. E appunto questo cambio è stato fatto da Domenico,
il nostro trisnonno, che è stato colui che ha un po' modificato appunto la gondola per l'ultima volta. La gondola è lunga 11,10 m ed è largo 1,42 m. Se iniziamo dalla prua, questa parte qui è il succhetto, quello in tiglio che dicevamo prima. Questo qui è il fibon o speccio, che è tutto in mogano, dove poi viene intagliato o no la gondola, perché è il gondoliere che decide come decorare la gondola. Poi ci sono questo trasto qui, che è uno dei 5 trasti che sono in ciliegio. Queste sono le nerve, che sono in rovere, e qua potete vedere tutte quante le ordinate della gondola. La piana e il sancon. Qua, questa qui che vedete che è un po' più grande, questa qua è una delle tre maestre, da dove si inizia a costruire la gondola. Ce n'è una centrale, una prua e una poppa. Questo è l'altro, è il tasto, il secondo tasto, questo è il terzo, il quarto e il quinto. Questa qua invece è la pedana, dove sta il gondoliere, che è in lavice. E il fondo, che è un fondo piatto come tutte le barche tradizionali veneziane, appunto perché a volte c'è talmente poca acqua nei canali che se ci fosse una chiglia si fermerebbero. Il fondo piatto appunto è adesso lo facciamo in compensato marino, e la gondola è nera dal 1562, non per la peste, ma è stata una legge che ha fatto appunto il Doge, il governo della Repubblica Veneziana, deciso il colore nero per dare un basso profilo ma elegante alla gondola. E ancora oggi c'è un limite massimo nell'uso dell'oro dei colori. Jangan lupa kalau kalian ke Venice, kalian bisa mengunjungi Squero ini dengan prenotation ya. Jangan lupa Anda bisa kunjungi di websitenya www.tramontinggondola.it tramontinggondola.it, atau bisa juga hunting di Instagramnya. Facebook anche. Facebook juga, atau searching di Google ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Lena mengenai seluk-beluk bagaimana lahirnya sebuah gondola hingga bisa menjadi simetris hanya dengan satu gondola yang menyupirnya ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa 5 generasi, wow, merupakan sebuah dinasti ya, jadi memang benar-benar bersejarah. Dan semoga ilmu pengetahuan yang tadi sudah diberikan oleh Helena kepada kita semua semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan tidak hanya menaiki gondola tapi Anda juga mengetahui sejarah gondola bagaimana lahirnya. Saya Bro Chan dan Helena Tramontin, grazie di tutto. Grazie. Ciao.